Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per fare un altro video a tema zero waste e più che altro a tema un po' minimalismo, si può dire così. Allora, prima di tutto io non sono minimalista, però diciamo che aspiro ad avere sempre meno cose nella mia vita, ma comunque secondo me il minimalismo e il zero waste sono comunque due cose collegate, nel senso che quando tu inizi il zero waste cerchi di usare ciò che hai, cerchi di non portare troppe cose nella tua vita, cerchi di, se non hai bisogno di qualcosa, di diciamo anche eliminarlo dalla tua vita. Quindi non sto dicendo di voler arrivare al minimalismo estremo dove c'è gente che manco ha un letto in casa, assolutamente no. Però, come ben sapete, se vi siete per caso persi il video, io mollerò il Canada, me ne andrò via da qua l'anno prossimo, quindi giustamente ci sono tante cose da considerare, ovvero fare un trasloco con tante cose è un po' difficile e anche costosino. Io sono arrivata in Canada con una valigia grande, una valigia piccola e uno zainetto, e adesso se dovessi tornare solo con quelle cose in Italia, probabilmente non mi ci starebbe nemmeno un quarto delle cose. Perché giustamente sono comunque 4 anni che io vivo qua, col tempo ho accumulato cose, ho comprato libri, ho comprato oggetti, insomma, giustamente quando tu vai da qualche parte per forza inizi ad accumulare cose, soprattutto perché comunque ho sempre vissuto da sola, da 2 anni e mezzo vivo insieme a lui, quindi giustamente quando hai anche una casa tutta tua ti senti anche più libera di avere ciò che vuoi in casa tua, ecco. Quindi ho deciso di fare questa challenge che è molto divertente, nel senso, io sono molto per il declutter, sono molto per il non avere in casa cose superflue, cose che non si usano, cose che non servono, sono inutili. Capisco che per tanta gente è difficile sbarazzarsi di cose perché magari c'hanno un ricordo dietro la cosa, è stato un regalo, insomma, tante queste cose qua. Io non sono contro chi tiene tante cose, però a un certo punto chi tiene troppe cose in casa, a mio parere, io mi sento molto soffocata, quindi io più o meno cerco sempre di fare declutter nella mia vita, bene o male cerco di eliminare le cose superflue. A mio parere quando si fa un trasloco, però, si inizia seriamente a pensare, ho davvero bisogno di questa cosa o no? Quindi, diciamo che io ho già fatto un mega declutter tra i miei vestiti l'anno scorso, li ho donati tutti, alcuni li ho venduti. Adesso invece sono molto più per il declutter di cose veramente inutili, che non pensavo fossero così inutili, ma alla fine sono inutili, che stanno solo là, perché magari col tempo mi sono liberata di certe cose, quindi quelle cose che io tenevo erano lì in casa per niente, onestamente. Quindi ho deciso di fare questa challenge che si chiama 30 giorni di minimalismo, che consiste in: il primo giorno si butta una cosa, il secondo giorno si buttano 2 cose, il terzo giorno si buttano 3 cose e così via. Praticamente se si contano 30 giorni di questi oggetti si arriva a buttare fino a 465 cose. Si può trattare di cose tipo mobili, di cartoline, di foto, qualsiasi cosa vale, non deve essere per forza un oggetto, può benissimo essere anche un medicinale che è scaduto, che sta là, che magari sono mesi che non guardiamo i nostri medicinali, che quindi magari è scaduto, quindi anche quelle, cioè sono cose, qualsiasi cosa. Quello che io farò sarà ovviamente cercare di buttare le cose più superflue possibili, non saranno inserite in questa challenge mobili. Io ovviamente quando mi trasferirò dal Canada non terrò alcun mobile, terrò solo oggetti e basta, oggetti magari dei quadri, delle foto, eccetera eccetera, cioè magari le cose che sono appese sui muri le avrò, però mobili, nessun tipo di mobile lo terrò perché non vale la pena. Tante cose che noi abbiamo in casa sono state cose che abbiamo comprato usate senza problemi, quindi molto probabilmente i mobili li venderò poco prima di trasferirmi, quindi si tratterà principalmente di oggetti. Quindi rimanete con me per vedere cosa ho buttato in questi 30 giorni e a fine video vi dirò un po' tutte le mie impressioni, come è andata, se ho fallito o non ho fallito e secondo me se è una challenge valida anche. Quindi buona visione, noi ci vediamo a fine video. Allora, giorno 1, questa sarà una cosa che venderò assolutamente, non è che la butto via o la regalo, la venderò perché comunque costa ancora abbastanza come macchinetta. L'unica cosa è che non la voglio tenere per il semplice fatto che comprare la pellicola per questa macchinetta costa un sacco di soldi e onestamente ce l'ho da 3 anni e ho fatto 10 foto in 3 anni e ok, per carità, bello, estetico, tutto quel che vuoi, però alla fine è una cosa che sta là a prendere polvere, non la utilizzo
e non so quanto valga la pena utilizzarla, quindi se riuscirò a venderla me ne sbarazzerò assolutamente, se non riuscirò a venderla magari la regalerò a qualcuno, mi dispiace regalarla perché comunque è nuova, l'ho usata per 10 foto letteralmente. E niente, questo è il primo giorno. Giorno 2, allora, prima cosa, questo è un sostituto del, come si chiama, è per la stampante, per, come, inchiostro, che giustamente è finito e che sì, andremo a riciclare insieme alla stampante vera e propria. Questa è una stampante vecchissima che abbiamo avuto in questi 3 anni che ho vissuto con lui. È stata utile perché quando sei studente è molto utile riuscire a stampare perché non utilizza tanto inchiostro, non serve che li metti l'inchiostro colorato, quindi per carità di Dio è stata molto utile, però adesso anche col trasloco che dobbiamo fare questa cosa, che cos'è? Giorno 3, c'ho questa pianta che non so cosa farmene. Un vecchio GPS che non usiamo più, che non funziona da anni, che lo stiamo tenendo, e un CD che... queste cose le ho trovate in macchina e questa invece era in casa mia, che appunto quella la porteremo sempre al riciclo, questa pure, e questa o la vendo o la dono a qualcuno, vedrò un attimo. Giorno 4 è una cosa che abbiamo usato per Halloween per mettere i dolci, che non mi serve più, questa palette che ce l'ho da tanti da quasi 3 anni e che ormai non è più valida. Un misuratore, ne abbiamo tipo 2, quindi abbiamo tenuto quello migliore, diciamo. E questo è un vecchio, come si chiama, illuminante, che ormai sì, non uso quasi mai perché il colore proprio non è proprio adatto a me. Queste 2 cose probabilmente le riciclerò in qualche maniera, quello si porterà sempre con tutte le altre cose che riciclerò di elettronica e di cose strane, insomma. E questo vedrò se magari legherò a qualcuno perché è carino. Giorno 5, una vecchia... Eccola la gatta. Giorno 5 è una vecchia cosa che usavamo per mettere la spazzatura in bagno. Ne abbiamo una che abbiamo tenuto, quindi non me ne servono 3.000. Questa è una vecchia cover del Kindle. Ho già un'altra cover del Kindle, onestamente non me ne servono 2. Questo è un vecchio telecomando di non so cosa. Non l'abbiamo capito. Quarta cosa è un pezzo di stoffa che forse darò a una mia amica, che lei magari ogni tanto le usa, è il stoffa che mi rimaneva per fare i beeswax, la gatta non la diamo via, e invece la corda per saltare che avevo preso con grande impegno qualche anno fa pensando che l'avrei fatto, ma non l'ho mai usata. Emma sempre presente. Allora, giorno 6, diamo via questa statuetta, la daremo al padre di lui, è una statuetta di un giocatore di hockey che a lui non gli interessa tenere, un vecchio Nintendo che non gli interessa tenere perché non funziona più certi tasti, un vecchia testina dello spazzolino, io ancora uso le spazzoline elettrico finché non finisco le testine, poi passerò 100% a quello di bambù, però finché avevo ancora testine allora l'ho tenuto. Questo è un piattino che usavo come decorazione, ma onestamente non so cosa farmene, quindi lo regalerò a qualcuno perché è molto bellino. Questo è un detersivo che è finalmente finito. Finalmente finito, quindi questo lo riciclo. E questo è il contenitore di una vecchia crema solare, che anche questo riciclerò. Giorno 7, abbiamo 2 cose che usavo per mantenere certe cose in cucina e in bagno, che non mi servono più perché sono vuote. Era quando ai tempi avevo tante cose in casa, ecco. Poi il mio ricciacapelli che non uso mai, ho provato a vendere ma non lo vuole nessuno, quindi mi sa che lo riciclerò. Una presa perché ne ho 70.000, un attaccapanni che è molto scomodo onestamente, e 2 scatole di alcune medicine che sono scadute, quindi mi tocca buttarle via. Giorno 8 ho 3 cose scadute. Allora, l'alcol l'ho finito, questo è scaduto, è uno sciroppo per la tosse. E quella è un'altra cosa scaduta, questo è il mio calendario di quest'anno che ho deciso di sbarazzarmene adesso perché tanto manca poco, a dicembre non siamo qua a Montreal, quindi alla fine è inutile, ho cambiato già il mio nuovo calendario. Una scatola di cookies che si è un po' spaccata, quindi non ha senso tanto tenerla, quindi siamo già a 5. E 3 matite, 2 sono matite labbra, sono 2 matite labbra e un eyeliner, perché l'eyeliner si è seccato perché quest'estate non l'ho usato per niente e le matite labbra non le uso, quindi è inutile che mi stiano a girare per casa. Giorno 9, sono 4, erano candele questi.
Erano candele e sì, credo che le regalerò. E questi sono quattro bicchieri che non uso. Questa è una campanellina a caso che ho trovato nel... Yes, my love. Il campanellino che l'ho trovato nel... Non so, era forse l'anno scorso, l'ho trovato in qualche uovo di Pasqua o roba simile. E la scatolina di plastica che lo usavo come contenitore, ma non ne ho più bisogno. Quindi forse queste cose le regalerò direttamente, faccio prima. Quindi molto probabilmente sì, le regalerò. Il giorno 9 ho realizzato che ho buttato via 10 cose, quindi vabbè, ripetiamo un attimo. Il giorno 10 butto 10 ghirlande, queste le ho usate al mio matrimonio, ho provato a venderle ma nessuno le vuole, quindi molto probabilmente le riciclerò o le darò via dove è meglio darle. Questo è il giorno 11, ma in realtà ho più cose di 11 cose, però vabbè, visto che quelle sono delle prese, non so come chiamarle, perché quando ho comprato un PC mi hanno dato tutte queste presine che potrebbero servire ad altri computer, ma in realtà il PC che ho adesso non mi servono a niente, perché sono vecchie cose, diciamo. Delle prese che non mi servono più è un CD, un CD di un coso, sapete, quelli tipo per... come si chiama, per impostare l'applicazione, per impostare qualsiasi cosa, vabbè, è inutile, non l'ho mai aperto. Quindi queste se le porterò dove porto per riciclare tutte le cose elettroniche, perché ci vado oggi, così una parte delle cose elettroniche che ho riciclato in questi giorni andranno oggi alla discarica. Giorno 12, ho 12 cose per l'acqua, perché che ho pensato che avrei utilizzato per il matrimonio, me le ha prestate il papà di lui che non le rivuole indietro, ha detto che possiamo tenerli o venderli. Ho provato a venderli, ma sono bruttini, perché alla fine per il matrimonio io ho comprato delle bottiglie più belline e infatti c'hanno ancora i fiocchi. E niente, sono 12 e per il 12esimo giorno sono questi che probabilmente butterò, perché anche portarli in un thrift shop non so quanto abbia senso. Giorno 13, allora c'è questo grande quadro che non è un originale purtroppo, che lo darò a un mio amico. Ci sono tre scatole di cartone che tenevo là per tenere cose dentro, ma non ho più cosa tenere dentro, quindi principalmente non mi servono più. O le darò via o le riciclerò, visto che sono fatte di cartone. C'è questa cover, era in realtà nella scatola del mio telefono, l'ho scoperta da poco. Ho già una cover in realtà, quindi mi serve ben poco. Un barattolino che boh, questo è per tenere la porta ferma, che vabbè non mi servono. Dei fili, ho un sacco di bianchi e di neri, quindi non mi andava di tenere 70.000 bianchi e neri. Quella è una scatolina di legno, vabbè. Un bicchiere a caso e due fumetti, che anche questo mi sa che darò via. Quindi questo è il giorno 13. Allora, giorno 14 abbiamo le mie vecchie scarpe da ginnastica, portati un sacco di tempo e che adesso si sono rotte dietro, quindi mi fanno veramente male, se provo, perché io le scarpe da ginnastica le uso solo in palestra. E oltretutto un giorno ho piovuto tantissimo, ero con le scarpe, mi sono inzuppata tutta e l'odore non si toglie più. Quindi queste probabilmente, più che donarle, sarà riuscire a trovare se riesco a riciclarle, diciamo, perché non posso venderle, non posso donarle, perché veramente la puzza è terribile, Nike merda. Poi un quadro che venderò molto probabilmente, lì c'era una scatola dove tenevo ago e filo, ma ho fatto pulizia anche tra quelli, quindi ho un'altra scatola con l'ago e filo, quindi questa non mi serve effettivamente. Questo è un piattino dove stavano delle candele, e ma togliti di mezzo patata. Emma. E qui invece abbiamo una pallina che è stata confiscata dagli studenti di lui. Questi cosi che ce li ho, ne ho un sacco, queste sono delle mine, non abbiamo più matite con le mine, Emma. E queste non ho la minima idea cosa siano, però lui ha detto che non le usa, queste sono tutte cose di lui. Evidenziatore che non funziona più, delle matite, delle penne, perché ne abbiamo 70.000, quindi queste probabilmente le donerò, farò qualcosa, questo non funziona, quindi. E niente, questo è il giorno 14. Giorno 15, abbiamo una cosa per fare le pulizie, mai usata in vita mia, ce l'ho da almeno 3 anni quella cosa, e quando pulisco casa non la uso mai perché me ne dimentico, quindi pulisco la polvere in altri modi. Un vecchio astuccio di lui che non usa più, una cosa per i capelli che si è rotta, si sono rotti due dentini, quindi non regge più, un vecchio bianchetto, una scatolina a caso dove facevo tenere a lui delle medicine, che vabbè,
delle penne matite, sempre là. Questo è una specie di block note che io non uso più fogli, magari fogli li darò a lui, ma il coso per tenere i fogli onestamente mi servivano quando studiavo interpretariato, ma adesso servono a niente. Questa è una vecchia gomma e questa era una vecchia decorazione e questa sicuramente la donerò. Allora, giorno 16, è fatta più da cartoline, vecchie foto, un piccolo coso per mettere sui tavolini, non so, lo usavo in cucina ma non ho più il tavolino dove mettevo questa cosa, quindi non mi serve, sicuramente non me la porto in Europa. E questa è una vecchia crema che ormai è scaduta, era una crema per i tatuaggi e che giustamente non ci serve più perché non credo che mi tatuerò presto, non credo che lui si tatuerà presto e quindi vedo che scade tipo nel 2020, quindi molto probabilmente la butterò prima o poi, quindi meglio buttarla adesso. Le cartoline, le foto, non è perché sono stronza, ma perché ho tante tante cartoline ricevute negli anni che ho sempre tenuto con grande amore e tutto quanto. Le vecchie sono, delle foto sono, io non ho più album foto, ma sono foto che tengo così a caso, o al massimo sui muri, tipo così. E le cartoline ne ho veramente troppe, quindi ho scelto diciamo quelle che significavano più per me e le altre diciamo che mo basta. Cioè le cartoline sono belle, ma quando è che effettivamente guarderemo le cartoline a caso così, cioè sì, sono belle, ma c'è un limite a tutto, ecco, per le cose da tenere. Però ne ho tenute comunque tante, perché anche al matrimonio ne ho ricevute veramente tante 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 e per me quelle del matrimonio diciamo che significavano molto di più rispetto a boh, la cartolina che mi ha regalato qualcuno al lavoro, la cartolina che boh, ho ricevuto a Natale, robe così. Quindi questo è il giorno 15, abbiamo detto, o 16, no, forse il 16. Giorno 17, qua in questa scatola ho 17 barattolini. Allora, io purtroppo ho troppi barattolini e tanti barattolini li avevo già da tempo, alcuni me li hanno regalati, altri magari li ho comprati io, tipo quelli un po' più piccini, quelli un po' più difficili da trovare, però veramente ne ho troppi, sono arrivato a un punto che veramente non so cosa farmene. E appunto, ripeto il discorso, dobbiamo trasferirci, non posso veramente tenere tutti questi barattoli. Fossi rimasta qua in Canada, forse li avrei tenuti. Questi probabilmente li terrò, li venderò, perché si vendono molto bene. Perché tutti ne cercano, perché magari fanno conserve, robe così. Se non li vendo, li do o alla sorella di lui, che lei ne ha sempre bisogno. Ne ha una caterva, però magari le chiedo, altrimenti li donerò assolutamente, perché questi si vendono benissimo, sono comunque in condizioni ottime, sono quasi nuovi, perché veramente non so cosa farmene, ne ho veramente tantissimi. Giorno 18, abbiamo 8 DVD qua, scusate non è a fuoco, 8 CD qua e abbiamo 5 DVD qua. Questi probabilmente li donerò ai thrift shop, che solitamente loro li prendono, o perché non, cioè, questi DVD non è che si vendono granché, oppure li porterò semplicemente a riciclarli al meglio. E oggi ho deciso di mettere qua, ci sono due secchi, qua ci sono due vecchi copriruote, una scatola e questa cosa nera qua. Darò via tutta questa cosa perché non me ne faccio niente, sono fuori, o li darò via o li riciclerò. Questi sicuramente li porterò a riciclarli. La scatola purtroppo è stata nella pioggia, nella merda, nel tutto, quindi non posso neanche donarla, quindi naturalmente la butterò via. Il secchio però potrebbe essere utile a qualcuno, anche l'altro secchio. E basta, questo è il giorno 18. Giorno 19, gatta non inclusa, abbiamo 11 bicchieri usati per il mio matrimonio, che purtroppo sono troppo piccoli per i miei gusti per tenerli come acqua e non mi piacciono granché onestamente. Sono bellini ma non me ne faccio niente di 11, ne ho tenuto uno per decorazione. Poi io ho una maschera che è appena finita, che riciclerò perché è in vetro. Il tappo è in metallo, quindi siamo a posto. C'ho tre cosini che erano sul mio zaino, non so perché, non mi piacciono, ci tolgono proprio tutta la cosa bella dello zaino. Un pacchetto di carte che donerò e c'è una vecchia carta del bus, mi sa, che usavo nell'altra città dove vivevo, e questi sono dei piccoli sticker. E niente, questo è il giorno 19. Per il giorno 20, allora, ho questo metro qua, che ne ho già un altro, eccola. Am I triggered un po'? C'ho due foto, c'ho un sacco di buste e queste sono state le cose che abbiamo usato per inviare gli inviti al matrimonio, ne abbiamo di extra. Onestamente non so cosa farmene, queste cose probabilmente le regalerò, sia le bustine che queste. Sono belline, onestamente le terrei, ma
non me ne faccio niente, mi dà fastidio che stiano per casa senza alcuna utilità, non è che posso usarle per Natale perché insomma abbiamo usato sta roba per il matrimonio, quindi è un po' triste diciamo tenerlo per usarlo tipo per altre occasioni. Queste invece sono delle bustine, molto probabilmente ci sono ancora delle bustine così in giro per la casa e non me ne faccio niente. Quindi ho deciso di non tenerle. Queste si riciclano, per fortuna è tutta carta, quindi probabilmente le riciclerò. Queste magari le darò a qualcuno se vogliono usare per altre occasioni, eccetera. Le foto sono inutili. Questo è un cerchietto che ormai è andato, purtroppo, che usavo per semplicemente per truccarmi, forse l'avete visto nei vecchi video, ma era molto più bellino all'inizio, adesso è tutto rovinato. E basta, questo è il giorno 20. Giorno 21, abbiamo due cartelline con dei fogli inutili dentro, altre cartelline, questo è un coso che tenevo le cose dentro ma non mi serve più perché non la usiamo mai ed è sempre vuota, e qua ci sono un sacco di buste e avevo comprato queste cartoline qua per mandare tipo i ringraziamenti dopo il matrimonio, solo che poca gente se l'è meritato onestamente. No, in realtà sto scherzando, perché alla fine non li abbiamo più usati e no, onestamente non so cosa farmene di biglietti che scrivo, che c'è scritto thank you, cioè non so cosa farmene onestamente, veramente. Quindi vedrò se qualcuno li vuole, se riesco a venderle o altro, perché probabilmente qualcuno che si vuole sposare o vuole mandare robe di ringraziamento potrebbe essere utile, altrimenti le riciclerò. Giorno 22, molto molto noioso, sono 22 buste, sono 22 buste che hanno un formato abbastanza fastidioso, e non le uso, cioè le ho usate finché ne ho avuto bisogno, ma in realtà ho tenuto altre buste perché ho deciso di tenere quelle che riesco a mettere dentro più cose rispetto a queste che sono in lungo e riesce a mandare solo lettere, quindi ogni tanto sono un po' inutili. Già le buste di per sé sono un po' inutili, le avevo comprate nei tempi in cui avevo fatto il matrimonio perché mi serviva per mandare delle cose o ce le avevo in giro per casa. Queste mi sa che ce le ho in giro da quando faccio l'università, quindi vabbè. Quindi queste mi sa che le darò alla sorella di lui, perché a lei ogni tanto servono per cazzi suoi. Ecco, la patata è qua. Quindi queste le darò via e forse le darò anche le altre bustine che vi ho fatto vedere ieri, perché sono ancora qua. Ecco, vabbè, ciao amore mio. Emma ha preso possesso, quindi immagino che sono di Emma, sì, assolutamente. E niente, questo è il giorno 22. Giorno 23. Avevo detto che non avrei messo forse le posate e tutte le cose da cucina in mezzo, però in realtà ho deciso che lo inizierò a fare pian piano. Allora, queste sono dei coperchi, che io tutte le mie cose hanno i coperchi, ma da quando i miei genitori sono venuti da me ho perso un botto di coperchi, perché in realtà c'ho un sacco di mason jar, tipo qua, che uso come bicchieri, che non avevo tolto i coperchi, ma non li trovo più. Quindi questi qua... o li darò alla sorella di lui, che lei ha un sacco di barattolini, o li riciclerò perché tanto è metallo. Questi sono tre bicchieri da asciuttino che onestamente non li usiamo mai e se proprio un giorno vorrò fare dei sciottini si può fare anche col bicchiere normale, non importa. Queste sono due tazzine che forse le regalerò perché in realtà sono molto carine, ma sì, diciamo che devo capire un attimo cosa tenere e cosa non tenere. L'unica cosa è che questa cosa è un po' rovinata perché non va bene l'asciugatrice, in lavastoviglie, quindi purtroppo si è un po' rovinato. Essendo vetro, molto probabilmente riciclerò, cercherò di venderle, vedrò un attimo. Questa è una bowl da sola, là, così. E qua ci sono varie posate che ho deciso di eliminare dalle cose che non uso, quindi questo è il giorno 23. Giorno 24, a un certo punto riderete tanto. Allora, qua ho un sacco di cose per capelli, io purtroppo ho i capelli molto lunghi, questi ne ho una marea e mi sa che non ho neanche controllato dappertutto in casa e non li uso mai perché mi strappano troppo i capelli. Questi pure ne ho tantissimi, ne ho tenuti alcuni, ma non me ne faccio veramente nulla di tenerne 70, quindi questi li regalerò a qualcuno, vedo se qualcuno le vuole. Anche questa, ne ho altre due più piccoline perché questa è un po' troppo ingombrante, vi direi che non l'ho mai messa più di tanto. Questo è un elastico così, ne ho altri due, quindi ho deciso di dare via questo, sono nuovi mai messi, pure questo sono nuovi mai messi, mi sa che ti darò una mia amica che le c'è i capelli un po' più
che li mette sempre gli elastici o no. Questa è una spugnetta piccola che io avevo preso con l'intento di fare lo chignon medio, e non lo faccio mai perché io odio i capelli legati, quindi è inutile tenere una cosa che non userò mai, piuttosto la regalo, proprio perché da me sta solo a occupare spazio. Questa è la stessa cosa, cioè si rotolano i capelli, si fa una specie di chignon, mai usato, l'ho usato forse una volta. Questo lo vendo perché me ne hanno regalato un altro e me ne hanno regalato la versione più piccola, quindi questo qua è veramente ingombrante e appunto ho deciso di venderlo, e perché la versione piccola mi piace di più. Questa è la scatola infatti di quello nuovo, e la scatola non me ne faccio niente. Questo è un fondotinta che ho ottenuto, che mi ha fatto abbastanza schifo ma che l'ho usato fino alla fine. Questo è un calzino. Sì, non trovo più il secondo calzino, quindi questo questa è una cosa che è scaduta. Questo è un pennellino che non uso, usavo per mettere il rossetto, ma in realtà non uso più i rossetti normali, uso tanto quelli liquidi, quindi un po' inutile. E questa spazzola è stata utile per un periodo, perché mi aiutava a non farmi strappare i capelli, ma adesso me li strappa tanto perché tanti denti sono caduti, quindi non la uso quasi mai proprio per questo motivo, quindi questa la riciclerò. Questa pure verrà riciclata proprio perché la tenevo solo perché era bellina, l'ho tenuta anche tanto per ricordo, diciamo, però veramente non me ne faccio niente e mi dà fastidio veramente tenere cose inutili e che stanno là a prendere la polvere. So che avevo detto che non avrei messo i mobili dentro questa challenge, però ho messo questo divano in vendita, quindi per il giorno 25 includo anche questo divano e le altre cose che vi faccio vedere subito. Allora, continuando con le cose, ecco appunto il divano, me ne sono già sbarazzata, sono venuta proprio stasera a prenderlo. Con il divano e tutte queste cose qua sono 10 cose, oggi siamo al giorno 25, quindi c'è una cornice, queste cose per il letto sono dei cuscini, un set per il letto, e questa è una coperta che non uso mai e non la trovo così morbida, quindi non mi fa impazzire. Mi ricordo che la pagai tantissimo questa cazzo di coperta e ce l'ho, è stata la primissima cosa che ho comprato quando mi sono trasferita in Canada, vabbè. E però sì, non è il materiale migliore al mondo, non è la cosa che tiene più caldo al mondo, quindi la do via. Queste cose qua, allora la cornice forse la regalo a qualcuno, la riciclo semplicemente, però quelle cose per il letto le riciclerò. Qua c'è un'organizzazione proprio vicino a casa mia dove hanno delle casette dove tu metti delle cose usate e accettano appunto tutte le cose per il letto, quindi queste le darò a questa organizzazione, perché comunque le cose per il bed sono tenute bene. Semplicemente i cuscini ne ho già altri due, quindi cercherò adesso di sbarazzarmene visto che sto cercando di fare questa challenge. E per finire la giornata qua abbiamo ben 15 cose che non uso più, le ho trovate, le sto trovando pian piano in giro per la casa, quindi con questo siamo a 25 e quindi niente, questo è il giorno 25. Giorno 26, giuro che queste sono le ultime, le ultime che trovo in giro per la casa, le ho trovate veramente tutte, queste sono una decina, quindi giorno 26 iniziamo con queste 10 cose e continuiamo con le altre cose. Per continuare, queste sono 10 bottiglie che ho qua, quindi siamo a 20 cose. Queste le venderò, credo che un ragazzo venga stasera a comprarle. Queste cose le ho usate al matrimonio, quindi sì, queste sono bottiglie che ho usato al matrimonio, non me ne faccio niente, onestamente sono bellissime, però non me ne faccio veramente niente, quindi magari ne avrò tenuta forse una, perché ne avevo 12, mi sa, una forse si è spaccata. E niente, quindi queste sono altre 10 cose in più, quindi siamo a 20 cose e adesso vi faccio vedere il restante delle 6 cose. Scusate, vi sto facendo vedere le cose un po' separate, ma sono un po' separate in giro per la casa. Questa è la 21esima cosa, sono le scarpe di lui che usava per lavorare qua in Canada quando lavori in certi negozi, dove si deve lavorare con cose pesanti e tutto quanto, devi stare attento, cioè devi avere queste scarpe da lavoro, insomma credo che sia un po' ovunque nel mondo questa cosa. Niente, lui quest'estate ha lavorato in un negozio simile e adesso appunto non lavora più, e queste scarpe giustamente non gli serviranno perché sono anche scarponi da lavoro, sono scarponi pesanti, cioè non è che le puoi utilizzare come scarpe da inverno o scarpe da tutti i giorni, quindi queste le venderò, se non riuscirò a venderle le donerò perché sono comunque in buone condizioni. Quindi questa è la 21esima cosa. La 22esima cosa, e questo è un accappatoio tipo un po' in seta, tipo ce l'ho da un botto di anni.
La ragione per la quale voglio venderlo o donarlo, insomma, è perché per il mio matrimonio una ragazza adorabile che ha un negozio vintage mi ha regalato questo, perché ci andavo spesso da lei e ci vado tuttora, mi ha regalato questo di Valentino, cioè una cosa pazzesca. E quindi due cose in seta non mi servono assolutamente, sono veramente inutile averne due, quindi giustamente mi tengo questo che è bellissimo e ha tutt'altra qualità, e questo insomma era di H&M, nonostante io l'abbia utilizzato comunque tanti anni, ancora comunque in condizioni pazzesche, eppure rosa, però sì, cioè, molto probabilmente lo venderò. Le ultime cose, do via queste quattro assorbenti. Io ho ancora degli assorbenti in giro per casa, molto probabilmente, come ben sapete, io uso la coppetta, quindi queste stanno veramente qua a fare nulla, cioè veramente a fare nulla, non li voglio buttare perché giustamente sono nuovi, quindi probabilmente o le donerò a qualcuno che le usa, quindi cercherò, magari chiederò a una mia collega con la quale sono più in confidenza se li usa, quindi magari li posso portare a lei, altrimenti andrò in un bagno di un posto pubblico dove so che si possono mettere queste cose come per le altre donne se hanno bisogno, per caso, di usare gli assorbenti, appunto. Cercherò anche gli altri assorbenti, probabilmente ci sarà un altro giorno in cui darò via degli altri assorbenti, perché appunto ne avevo in giro, poi mia madre quando è venuta in Italia, in Canada, ne aveva altri con lei, quindi giustamente me ne ha lasciati alcuni, ovviamente. Quindi niente, questo è tutto ciò che avevo da fare per il giorno 26. Per il giorno 27 mi tocca mettere altri assorbenti, perché appunto ho cercato in giro per casa e ho scoperto di avere altri assorbenti in giro. Questi sono Salva Sleep, quindi sì, io non uso più i Salva Sleep, ma ho i Salva Sleep riutilizzabili, e qui là sono altri assorbenti. Come ho già detto, mi informerò se riesco a donarli da qualche parte, visto che sono ancora buoni, altrimenti sì, non voglio buttarli via, quindi se non posso donarli, se non posso darli a qualcuno, probabilmente li dovrò tenere, però non so cosa farmene seriamente. Per il giorno 28-29, so che sto barando, non è proprio barando, metterò tutte queste cose qua. Allora, qua c'è il costume di Halloween di quest'anno di lui. Scusate, il mio letto non è fatto, molto bene. Qua ci sono tutte le decorazioni di Natale, sono sicura che qua ci siano più di effettivamente 57 cose, quindi metterò comunque solo giorno 28-29, giusto perché non diciate che sto barando, però tutte queste decorazioni di Natale le darò alla sorella di lui, perché loro non avevano tante decorazioni l'anno scorso. Noi quest'anno a dicembre siamo in luna di miele, come avete già visto, quindi non faremo le decorazioni natalizie, non avremo un albero, e giustamente in Europa portarmi tutte queste decorazioni è un po' inutile, anche se vi giuro che ci sono un sacco di cose qua dentro, ci sono veramente tantissime tantissime cose. Onestamente vi dico, mi dispiace darle via, perché erano comunque bellissime decorazioni, ma allo stesso tempo è una scatola in più che mi toccherebbe pagare, perché comunque traslocare dal Canada all'Europa non è cheap, che mi toccherebbe pagare, e che non vale la pena effettivamente, perché comunque costa comunque tantino e si va a quantità di roba più che a peso, si va proprio a quanto spazio occupa questa roba, e questa roba occupa un botto di spazio. Allora, ultimo giorno, allora, come vedete non c'ho più il divano, che bellezza, guardate che bello spazio. Allora, iniziamo dalle... Che c'è, patata, vuoi andare dentro l'armadio? Vai dentro l'armadio, patata mia. Iniziamo dalle cose di hockey, non si sa perché lui ne abbia quattro, vabbè. Una pala, perché ne abbiamo due e questa la daremo via, e useremo l'altra e anche l'altra una volta che venderemo la macchina, ma altrimenti la daremo via. Lì ci sono dei croccantini per il gatto, perché la mia gatta è a dieta, quindi non può più mangiare quel tipo di croccantini. Qualche cosa da cucina, una candela che non sa più da niente, non ha mai saputo da niente granché, degli smalti, perché io non metto quasi mai lo smalto, lo so che in questo momento c'ho lo smalto, però lo metto poco, e quelli sono degli smalti naturali, a mio parere durano meno rispetto a uno smalto normale, quindi per questo che vorrei darlo via. Le scarpe di lui, dei cuscini, una borsetta nera là per le scarpe, delle penne, delle cose che non funzionano più. Questa è una coperta, cioè una cover di un libro che non so che libro fosse, onestamente, o se fosse una cover a caso, ma non c'aveva niente, l'ho trovata a caso. La mia lacca che è finita, lo spazzolino che usavo per la lacca è uno, cioè vabbè, chi ha i baby hair può capire. Qualche penna che non funziona più, e niente, quindi queste sono 30 cose per il mio ultimo giorno. Allora, come avete visto, ho buttato via un bel po' di cose. Tante cose stavano in casa mia veramente da tempo, erano là a caso. Oh, Emma! Scassate!
Aspetta, la mia gatta è appena saltata sulla scrivania. Cocchiere di una gatta! Panzuta che non sia altro. Tante cose erano cose che insomma stavano in giro per la casa, a caso principalmente, perché spesso non ci accorgiamo di delle piccole cose, anche le cose tipo le penne, che io mi sono messa a controllare se fossero, se andassero tutte bene, se stessero ancora, se fossero ancora scriventi, gli evidenziatori si scrivevano ancora, insomma è stato tutto un lavoro anche delle cose piccole. Emma, per favore non grattarti sulla mia fotocamera. Quindi insomma, bene o male io credo che sia andata veramente bene, non considero di aver fallito questa challenge. Come vi ho già detto, io sono molto, molto, molto per il declutter. Una cosa così sicuramente la farò ancora prima di partire, perché ho comunque ancora tante robe che probabilmente non terrò, ma che per adesso mi servono, come per esempio tante tutte le cose da cucina. Io non terrò niente della cucina, tranne qualche tazza, qualche bicchiere, magari... la padella, perché quella padella è veramente buona, molto valida. Insomma, quindi prima di trasferirmi sicuramente farò un altro declutter, ma col declutter sarà magari una cosa tipo fatta in un giorno e basta. Però per adesso questa challenge volevo farla perché comunque, nonostante ci trasferiamo comunque tra un bel po', quindi comunque manca un po' di tempo, non tanto, però comunque mancano 7-8 mesi circa. Quindi diciamo che comunque volevo iniziare, ho detto così tante cose, tante volte comunque, volevo iniziare comunque, ecco, volevo iniziare anyway a sbarazzarmi di alcune cose. Per tante cose sono riuscita, ero molto contenta perché alcune cose le ho vendute, altre le ho portate al Eco Center, cioè che è quella cosa che ricicla principalmente cose di metallo, le cose in legno e le cose tecnologiche, quindi sono molto contenta di questa cosa. Altre cose invece le ho portate al thrift shop e altre cose non potevo fare niente se non buttarle, come per esempio il detersivo, la crema solare che è scaduta, i medicinali scaduti che vanno nell'apposito contenitore, insomma. Per le altre cose sono molto contenta perché alla fine erano veramente cose che non mi servivano. Mi sento molto libera in questo momento, sia per la cosa tipo che avevo sempre la stampante qua in mezzo al cacchio, cioè l'avevo sempre qua che mi occupava spazio, sia per altre cose che sento comunque che mi si è liberato un po' l'aria, mettiamola così. Quindi sono molto felice di questa challenge, mi è piaciuta tantissimo e sicuramente questo trasloco mi aiuterà a eliminare veramente il superfluo della mia vita e mi aiuterà anche a iniziare meglio la prossima casa che avrò, quindi saprò fare scelte migliori rispetto alle scelte che ho fatto qua, come per esempio comprare stronzate che non servono, perché diciamoci la verità, nella mia vita comunque ho comprato tante stronzate che non mi servivano. Quindi sono riuscita bene o male a sbarazzarmi di tutto in maniera diversa, perché alcune, come ho già detto, alcune cose le ho date via, altre cose le ho donate, altre cose le ho vendute, quindi sono anche contenta perché alcune cose che le ho vendute sono felice che sono riuscita, per quanto non è che fossero grandi valori e grandi cose, sono riuscita comunque a sbarazzarmene, diciamo, quindi sono molto felice. Io questa challenge onestamente la consiglio a tanta gente perché la consiglio soprattutto alla gente che non se la sente di fare un declutter tutto insieme, perché io per esempio sono una persona da declutter tutto insieme. Ho trovato difficile questa challenge perché dovevo aspettare il giorno dopo per sbarazzarmi delle cose, quando in realtà io avevo già le cose pronte e potevo sbarazzarmi in un giorno solo. Solo che secondo me per delle persone che non sono abituate a buttare via le loro cose o non sono abituate anche a fare declutter e non sono neanche pronte a fare declutter, a mio parere è una challenge molto valida, perché tu prendi il primo giorno, c'hai una cosa, il secondo giorno c'hai due cose, al terzo giorno c'hai tre cose e non te ne accorgi tanto, però comunque ti stai liberando di tante cose. Anche nel giro di una sola settimana ti stai comunque liberando di tante cose. Quindi niente, se per caso fate questa challenge, magari fatemelo sapere nei commenti se l'avete già fatta o se come organizzate voi i vostri declutter, se è una cosa che una challenge così non vi piace perché magari è divisa in troppo tempo, quindi voi magari volete sbarazzarvi di tutto subito, o se magari è una challenge che potrebbe interessarvi, fatemelo sapere. Se magari la fate su Instagram, magari taggatemi sulle foto. E niente, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!